Infatti, non so se mi sentite, ma vediamo poi. Vorrei parlarvi di una cosa. Allora, ora paura che non mi verrà, non mi senta, ecco il cane. Volevo parlare del fatto che è successo a Manchester al concerto di Ariana Grande. Allora, quello che è successo era veramente una cosa che non andava fatta, cioè non so come spiegarlo, non so veramente che cosa. Non andava fatta, non era una cosa bella, diciamo, non è affatto bella. Appunto, è successo che un kamikaze si è fatto esplodere, facendo ferire 60 persone e uccidendo 22 persone. L'hanno detto al telegiornale stamattina, oggi appunto è il 23 marzo del 2017, e appunto Arianna ha detto che sta bene, ma il fatto non è, cioè non importa solo lei, ma importano pure le persone che sono state uccise, le persone che sono state ferite. Io ora ho paura che qualcuno mi dica qualcosa e mi guardi e mi giudichi, però non me ne frega. È stata proprio una cosa irragionevole, perché farsi esplodere non ha senso, non ha senso uccidere le persone e neanche ha senso ferirle. Come ho detto prima, non sono brava a fare discorsi di questo genere o queste cose, appunto perché ho 13 anni e non sono neanche così tanto grande da capire veramente il dolore di quelle persone, dei familiari e appunto di Arianna, che ha dovuto vedere la situazione da quel palco. Io ho una pagina su Instagram che si chiama Boca Ex Angelus, poi ve lo metto nell'info box, e ho già scritto lì, che ho messo un post e ho scritto che appunto facevo il video e anche quello era successo. Mi dispiace se non sono riuscita a dire di più, perché appunto ho 13 anni, non sono tanto brava. A me, cioè io quando ho sentito quelle cose, appunto me l'ha detto una mia compagna di classe, perché io stamattina sono dovuta svegliarmi presto per andare a scuola, non ho visto il telegiornale e non ho toccato il telefono per niente. Me l'ha detto appunto la mia compagna di classe, che sa quanto io ami Ariana Grande, e mi ha detto appunto cosa è successo, ma non direttamente. Appunto lei mi ha detto: guarda, il concerto di Ariana Grande si è fatto esplodere un kamikaze e ha ucciso delle persone, ma lei non si è fatta nulla. Mi ha detto solo così, ma io non sapevo veramente quante persone sono state uccise e quanti feriti ci sono stati, diciamo. Sta cosa mi fa veramente ribrezzo. Mi ha fatto veramente ribrezzo, dicevo. Lo tengo. Non mi è piaciuto per niente, perché non ha senso. Come ho detto prima, non ha affatto senso. Niente, io non so più che dire, che mi ha fatto sentire male, mi ha fatto rattristire, ma non quanto, cioè io non posso capire quanto ha fatto dispiacere alle persone appunto che erano lì, ai familiari di quelle persone, a appunto Ariana Grande, che come dicevo prima ha dovuto vedere la scena dal palco. Poi mi sono informata di più e mi hanno detto che il concerto era già quasi finito, quindi Ariana Grande ha visto solo una parte. Lei non ha messo nulla su Instagram, non ha messo nulla appunto nella stories, non ha messo nulla di nulla. Io ho dovuto sapere da YouTube e dalla mia compagna di classe.
e da quello che scrivevano nei commenti. Quindi io, visto che so che non vedrà nessuno questo video, però io manderei in giro l'hashtag Sei Strongari, ve lo scrivo appunto sotto nell'info box. Ciao.